Due polacchi sventano una rapina e bloccano uno dei due malviventi. Accade questa domenica sera a Sant'Anna di Cascina. Obiettivo dei ladri è questa villa alle mie spalle sulla Tosco-Romagnola Sant'Anna di Cascina, appunto. Poco prima delle 20 i ladri hanno già scavalcato il cancello e cercano di penetrare nell'abitazione principale. I polacchi abitano nella dependance della villa ed escono perché sentono abbaiare i cani. Uno dei polacchi, 46 anni, va verso i malviventi per fermarli, non immaginando di trovarsi di fronte persone armate. Uno dei due albanesi, infatti, un ragazzo di 18 anni, poi bloccato, tira fuori un coltello e lo ferisce. Ne scaturisce una colluttazione in cui interviene un altro polacco. L'albanese è alla peggio e cade a terra. Intanto arrivano i carabinieri, chiamati forse dai vicini, e anche un'ambulanza del 118 dalla centrale di Pisa. Nessuno dei due feriti, trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello, ha gravi lesioni. I carabinieri hanno iniziato immediatamente le ricerche nel tentativo di rintracciare anche il complice, che è riuscito a dileguarsi. Alla fine è stato catturato anche il secondo ladro. Si tratta di un minorenne di 17 anni. La padrona di casa, con tono apparentemente tranquillo, racconta quanto accaduto. Nessuna dichiarazione invece da parte del polacco, già dimesso dall'ospedale. Questo ragazzo ha coltellato via un fianco, una spalla e una mano. La donna è stata brava, lui ha suonato il campanello, lui per dire ci sono i ladri, chiama la polizia. E lei, invece di aprire la porta, ha aperto la finestra. Alla finestra ci sono le grate, capito? Gliel'ha detto dalle grate. È stata brava lei. Ma è che lei avrebbe paura? Sono vecchia, sono. Un pochino sì, ma insomma. È stato bravo perché un'altra avrebbe detto: torno a casa e vado via. Invece no, hanno cercato di prenderlo questo un albanese, un ragazzo drogato a 18 anni. Questa è una delle rapine o tentativi di rapine che si sono verificati nel territorio nei giorni scorsi. E di queste ore un altro colpo alle quattro strade, dove i malviventi sono stati sorpresi dai padroni di casa dopo aver rubato gioielli di famiglia e 2.000 euro in contanti, sono scappati. Qualche giorno fa un fatto simile è accaduto a Pisa. La gente ha un po' paura e forse per questo non rilascia volentieri dichiarazioni al nostro microfono. Anche qui sono entrati due volte, quindi non è che sia un problema. Dall'intervento provvidenziale dei due ospiti polacchi che impediscono la rapina ad un'anziana a Cascina, all'episodio avvenuto all'Ari, nel quale quattro malviventi intenti a far man bassa in un'abitazione in zona quattro strade malmenano il titolare di casa che li ha intercettati attirato dal rumore. Ad altrettanti banditi incappucciati che irrompono nell'abitazione di una coppia di anziani se ne vanno con ciò che trovano dopo averli terrorizzati con pesanti minacce. C'è chi viene sorpreso nel sonno o fa finta di dormire per non peggiorare le cose, succede anche questo. In un caso, a Montecalvoli ad esempio, la stessa coppia viene visitata l'anno successivo, quasi con precisione da calendario rispetto alla rapina subita l'anno precedente. Alla vettola gli suonano alla porta, lo picchiano finché non ha soddisfatto le loro richieste. Far rapine in banca non rende, come visto a Vicarello, dove a distanza di mesi una piccola prova ha permesso alle forze dell'ordine di mettere le manette al responsabile. Telecamere ovunque, nelle zone più sensibili, la malavita senza connotazione etniche in generale e con un indice di età che va sempre più abbassandosi, si adatta, si concentra dove c'è minor rischio. Può essere meno remunerativo, ciò impone però un aumento delle azioni delittuose e il problema, sensibilissimo, non è l'aumento del delinquere, ma il fatto che si prenda di mira l'abitazione privata, la fascia d'età più debole. Questo provoca reazioni immediate da parte della cittadinanza, sempre meno paziente e tollerante. Prestare attenzione alle nuove tendenze è già diventata una priorità di sicurezza sociale.
2 novembre è il giorno dedicato ai defunti, cimiteri affollati di visitatori, anche a Pisa chi porta un fiore, chi sistema la lapide, chi si ferma per una preghiera davanti alla tomba del proprio caro. Come da tradizione, le visite ai propri cari defunti sono cominciate nei giorni scorsi e proseguono nei prossimi giorni. Il 2 novembre è il giorno del ricordo e c'è chi nei cimiteri fa il giro delle tombe dei cari che non ci sono più, parenti, amici o semplici conoscenti, portando a tutti un pensiero di affetto verso un legame reciso per sempre. Provvedimenti al traffico sono stati adottati specificatamente dal Comune di Pisa nei tratti della strada che porta al cimitero suburbano. Potenziate in questi giorni le corse dei pullman verso i principali cimiteri della città. Le piccole e medie imprese rappresentano una risorsa preziosissima per il territorio. Siamo con Alberto Silvano Piacentini, che è il direttore generale della Carismi, che è partner insieme alla Confcommercio Livorno e al Centro Fidi per misure importanti a sostegno finanziario appunto delle piccole e medie imprese. Sì, ha perfettamente ragione quando dice che sono veramente il cuore, no, della nostra economia, il cuore della Toscana. Penso che sia una giornata importante oggi per Livorno e per le piccole e medie imprese in generale. Confcommercio, che parte praticamente in questi giorni, sarà operativa da poco, inaugureranno la nuova sede, e Cassa di Risparmio San Miniato, che da 185 anni è su questo territorio, fanno questo accordo per concedere due linee di credito che hanno la caratteristica di essere semplici, la caratteristica di essere veloci nella concessione, e una addirittura non è finalizzata, quindi è sostanzialmente per liquidità. Sono due linee di credito a 18 mesi, fino a 15.000 euro per chi è iscritto a Confcommercio e per chi ha un conto con Cassa di Risparmio di San Miniato. È qualcosa che avevamo già fatto nelle altre province, sempre con Confcommercio, riscontendo un buon successo, perché sono semplici, facili da accedere, e quello che le nostre piccole e medie imprese oggi chiedono. Perfetto. Che sia una cosa concreta, no? Perché talvolta si riesce, se no, di giovani. Fari puntati sui giovani e sui centri aggregativi giovanili della città. Questo fine settimana, da giovedì fino a sabato, tante iniziative promosse dall'amministrazione comunale di Pisa e dalla Società della Salute dell'area pisana. Assessore Capuzzi, di cosa si tratta e perché? L'idea è quella di dare un'opportunità ai ragazzi per rappresentare quello che loro fanno e i valori che loro hanno. Sono due giorni dove ci saranno tantissime attività, associazioni studentesche, i nostri centri aggregativi, ma anche ragazzi, istituti scolastici. È uno spazio davvero aperto. L'idea e il messaggio che vogliamo lanciare è che anche a Pisa si possono realizzare degli eventi dove i ragazzi creano delle cose e soprattutto promuovono se stessi. La nostra è una città fatta di giovani, con una forte presenza giovanile. Si parlerà di tante cose, dall'immigrazione, dalla musica, dalle periscene. Sono davvero due giornate in assoluta, permettetemi il termine, leggerezza, perché comunque anche affrontare temi complicati con leggerezza può essere un valore aggiunto per i ragazzi di oggi. Brevemente, quali sono gli spazi aggregativi dedicati ai giovani e quali sono gli spazi di questo fine settimana? Ma gli spazi di questo fine settimana sono all'SMS, dalle 15 in poi, due giornate, 6-7, dove i ragazzi si muoveranno. Centri aggregativi sono tanti, sono sparsi in città, e io ne cito uno per tutti, è il centro aggregativo che abbiamo al CEP vicino alla Conad, e lì ci sono tantissime iniziative che vengono fatte. C'è la necessità di far sì che i ragazzi trovino all'interno del loro spazio di quartiere degli spazi dove poter essere se stessi. È un'operazione che stiamo facendo. A breve ci sarà un altro spazio nuovo aperto in città, ve ne daremo comunicazione anche nelle zone calde della Movida, perché l'idea è quella di riprendere un po' un filo conduttore e soprattutto quello di non deprimere la passione dei ragazzi per il divertimento, ma quella di farla in maniera più. L'Expo di Milano ha chiuso i battenti sabato scorso, ecco le immagini dell'ultima giornata, ma gli effetti positivi si vedono e si vedranno anche in Toscana. Come? Un modo lo dice al nostro telegiornale l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi. Sull'agricoltura si respira anche un'aria diversa, mi sembra che c'è un grande interesse, una grande attenzione anche a quelle che sono le misure della nuova programmazione. Sicuramente Expo
ci sta offrendo grandi opportunità che nell'immediato non sono facilmente valutabili, ma per la nostra Toscana, per la nostra agricoltura, ma io dico anche per il nostro turismo, sicuramente sono momenti, voglio dire, positivi. Dobbiamo valorizzarli, dobbiamo fare sintesi, fare rete, istituzioni, operatori a vario livello, e saper promuovere bene la Toscana, le sue particolarità, le sue bellezze, ma anche chiaramente le sue eccellenze in termini di agroalimentare. Remaschi parla nel giorno in cui la giunta regionale presenta la nuova legge sull'emergenza ungulati, soprattutto cinghiali in Toscana che devastano le campagne, mettono a rischio i raccolti e la stessa sicurezza stradale. Si tratta che, per quanto riguarda la giunta, diciamo, è chiuso tutto l'iter relativo alla formulazione della legge. Domani in giunta verrà presentata la legge e quindi poi inviata al Consiglio per le opportune valutazioni. È la chiusura di un lungo percorso di confronto con la società toscana, con tutti i vari attori, diciamo, che sono interessati da questo provvedimento. Diciamo che ci sono ovviamente pareri anche discordanti, la materia è una materia delicata e chi ha la responsabilità di fare la legge deve solo fare sintesi e tenere conto. Prima sconfitta per il Pisa contro il Savona nella nona giornata di campionato Lega Pro Girone B. Una possibilità che i neroazzurri hanno buttato al vento considerando che i toscani si sentivano superiori. Ed ora il prossimo match vede il Pisa contro la capolista, ovvero contro la Spalla. Nuovo tecnico, vecchia storia per la Lucchese che perde a Rimini. Lopez in panchina non porta un buon risultato ai rossoneri che nella trasferta di sabato perdono per 2-0. Primo successo esterno per i neroverdi di mister Lucarelli che ad Aprilia contro la Lupa Roma vincono con un destro angolato del neoentrato Palumbo. Al Mannucci finisce in pareggio 2-2 tra Pontedera e Robur Siena. Arezzo Ancona si gioca su un campo sferzato da raffiche di vento gelido, partita che vede i toscani crescere nel corso dei 90 minuti e che finisce però con un pareggio a reti inviolate. Il Prato manda la Pistoiese a tappeto e vince per 1-0, aggiudicandosi uno dei derby più sentiti in Toscana. Primo tempo bruttino, nella ripresa gli arancioni cercano di imbastire un piano di recupero, ma di occasioni se ne contano molto poche. Pareggiano infine Cararese e Teramo 1-1, che lascia sicuramente insoddisfatti gli apuani.